Buongiorno vostro Omnes. Oh, stamattina mi sono svegliato abbastanza presto, intorno alle 7 del mattino. Ho preso un buon caffè, ho trovato la macchinetta a 60 centesimi. Tutto a posto. Ok, c'era un mio spezzettone, si è fermato un po' a telecamera, è riuscito a funzionare. Allora, innanzitutto voglio dirvi di non preoccuparvi. Se parlo a voce bassa, semplicemente perché è un periodo, ora sta iniziando probabilmente, che ho voglia di rasserenarmi un poco. Quindi se parlo a voce bassa non vi dovete preoccupare. Non è che bisogna dire bella frate! Ultimamente ho visto qualche video di nato straniero, ritornato in auge. Visto che fa sempre le sue ottime visualizzazioni, le sue 4.000-5.000 visualizzazioni a video, e non è male. Ho visto che si è un po' rasserenato, anche lui ha trovato lavoro. Fa il barista, ora è nel sud Italia, ho visto, fa dei gran bei video, vabbè, lui diciamo c'ha un camper, quindi lui è più tranquillo. E mi ricordo quando fu l'anno scorso, 2 anni fa, fece, anche lui era sparito dai radar, un po' come Claudio il Texano, ora invece è tornato e sono contento, cercherò di seguirlo piacevolmente. Chiaramente lui fa dei video che sono totalmente diversi dai miei, perché veramente io vivo in strada, lui vive su un camp, ora c'ha anche una macchinina, c'ha una smart, lavora in un bar, fa i cocktails. Quindi gli va di lusso, vedo che ora lo vedo vestito tutto per bene, però ma insomma ad un certo pregio. Beh, ha fatto le sue decisioni, vive sempre in camp, l'ho visto, c'aveva il canino, quindi ha avuto qualche piccolo problema, però insomma si sta riprendendo. Per lui e niente, mi è venuto questa, ho fatto un video ieri della malinconia, qualcuno ha chiamato la nostalgia, ma io credo sia più malinconia, più qualcosa di malinconico che mi è entrato dentro. E mi ricordo il 2018, l'anno in cui diciamo ci sono dei ricordi, sono collegati fra di loro, come nato straniero, nato texano, quando andai in Inghilterra, e allora mi è venuto in mente tutto questo. Ora niente, mi è venuto questo qui, mi è venuto un po' di solitudine, ma cerco di scacciarla, però insomma vedo, non lo so, mi viene, non so, io penso venga anche a voi alcune volte, c'è questo ritorno in auge di certe situazioni, e poi vedi dei posti belli così. Questo è Milano, come vedete c'è la statua di Cesare Beccaria, e fa vedere se la inquadra, aspettate, sì, vedo proprio la inquadra, e quindi niente, mi è venuto così in mente di andare a rivedere questi video di queste persone qui, e niente, io in bocca al lupo a Claudio Texano, in bocca al lupo a nato straniero che è back, che è tornato. Io intanto cerco di godermelo un po' a Milano, camminando, sto assaggiando i vari caffè, io senza il caffè sapete non posso vivere. E niente, via, volevo fare questo video, poi ne faccio subito dopo un altro, riguardo delle macchinine che ho. E niente, dai, va bene così. Caro nato straniero, ti lancio un messaggio, casomai qualcuno te ne farà partecipe di questo video. Sei sempre il solito, sei sempre una persona ricca di entusiasmo, riesci a fare anche dal come parli. Io, vabbè, ti ammiro, bisogna dirlo, perché non so parlare così. Ora c'è la voce un po' bassa, ma semplicemente perché sono molto smooth, sono molto, molto sui bassi toni. Comunque nulla,
è un grande per certe situazioni, perché è riuscito a portare avanti il progetto di vivere nel camper e nonostante tutto ora ha trovato lavoro e quindi complimenti, complimenti davvero, io questa vita l'ho fatta di già, quella di lavorare, di fare qualche ora di lavoro e di nonostante tutto vivere in strada, so cosa si prova, tu vivi in un camper che è totalmente un'altra cosa ovviamente, molto più comodo. Ma il camper comporta delle spese enormi, tu con i motori ci sai comunque fare, quindi molte volte ti mandavano i pezzi, me lo ricordo ancora, e aggiustavi il motore, aggiustavi il camper, io non saprei al momento farlo, però sarebbe una bella vita, anche bella vivere in camper, non sarebbe male, una cuccetta tutta per me, non sarebbe male. Buona giornata, ciao, nato straniero.